Dopo 8 risultati utili consecutivi, a Latina il Südtirol si ferma al palo. Per di più doppio il primo colpito da campo con i biancorossi in vantaggio per 1-0 e il secondo clamoroso di Ferrari a fine partita, quando la formazione di Stroppa era in forcing offensivo, alla ricerca di un pareggio che sarebbe stato anche meritato. Ed invece è arrivata una sconfitta dopo 2 mesi di imbattibilità. E dire che la partita dopo le schermaglie iniziali con tiro velleitario di Matuta è finito abbondantemente sul fondo, si era messa nel migliore dei modi per i biancorossi. Al 14esimo infatti Fischnaller si guadagna un calcio d'angolo che Bacher, promosso titolare da Mister Stroppa, recapita sulla testa dell'avanzato Jacoponi, che schiaccia in rete il vantaggio dell'FC Südtirol. Prima rete in bianco-rosso per il difensore toscano. La risposta del Latina al 20esimo con Fossati che apre a sinistra per Berardi, cui il destro velenoso viene respinto in tuffo da Jacobucci. Al 26esimo il primo palo di giornata per il Südtirol colpito da campo direttamente da calcio d'angolo. Il finale di primo tempo è invece tutto del Latina, che perviene al pareggio al 36esimo. Cross di Berardi dalla destra, respinta a campanile di Cascone con il pallone che perviene a Fossati, il quale, dopo adeguato controllo, esplode un missile di rara potenza e precisione che si infila all'incrocio dei pali. Eurogol dei padroni di casa è 1-1. Insistono i laziali, al 44esimo Matute serve spalle alla porta Giannusa che arma il sinistro di Maggiolini con Jacobucci che respinge goffamente il pallone che carambola su Matute e termina sul fondo. Pericolo scampato, ma ad una manciata di secondi dal termine del primo tempo, il Latina ribalta il risultato e si porta a condurre con Maggiolini che punta Grea e poi, indisturbato, crossa sul primo palo dove Jefferson anticipa Chieme e deposita in rete il 2-1 in favore dei laziali, risultato con il quale le due squadre vanno al riposo. La ripresa si apre con un Latina ancora propositivo, al 6° Berardi apre a sinistra per Jefferson che stoppa il pallone di petto e poi scarica un destro deviato in angolo da Jacobucci. Poi la partita attraversa una lunga fase di stallo, cerca di rianimarla Mister Stroppa con 3 cambi in rapida successione con l'ingresso di Chinellato finché Ferrari in sostituzione degli evanescenti Fischnaller, Schenetti e Campo. Ma al 27esimo su punizione di Tortolano è ancora Jacobucci a doversi distendere in tuffo per respingere la minaccia. Da qui in poi però c'è solo il Südtirol. Al 29esimo Fink triangola con Ferrari e poi arma a sinistro di Chinellato respinto da Martinuzzi sulla testa del liberissimo Furlan, il cui rebound di testa è però debole e finisce fra le braccia dell'estremo difensore laziale. Al 34esimo invece Furlan vede e serve sulla destra la sovrapposizione di Grea sul cui calibrato traversone Ferrari di testa non trova il giusto impatto col pallone. L'azione si ripete quasi in fotocopia al 38esimo con Grea che questa volta si accentra in dribbling per poi scaricare un tiro cross di sinistro che Ferrari è bravo ad incornare trovando però il palo a negargli il gol. E su questa azione si spengono definitivamente le speranze del Südtirol di evitare una sconfitta che mette fine alla lunga striscia dei risultati utili dei biancorossi. Dopo 2 mesi di imbattibilità uno stop ci può anche stare, a patto ovviamente di rimettersi in marcia già a partire da domenica prossima, nella trasferta Massa Carrara.